Vieni dalla mamma. Tu, 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 tu. Vieni dalla mamma. Ah, tesoro, brava. Andiamo ancora un po'. Avanti, avanti. Questa è la storia della mia infanzia. Sono nata nell'agosto del 1924, Janet Patterson Frame. La mia gemella, che non ha mai avuto un nome, morì 2 settimane dopo. Vanno i matti. Via dal finestrino. Tornate al vostro posto, Mirto e Brati. Avanti! Marjorie, anche a me, me ne dai un'altra, me ne dai un'altra, una sola. Betty, Peter, grazie, Olive.
Billy Delaware. Sì, signorina Botting. Che cosa mastichi? Chewing gum, signorina Botting. E come ce l'hai? Dix McIver! Dove hai preso il tuo chewing gum? Me l'ha dato Jean Frame. Jean Frame? Sì, signorina Botting. Dove hai preso il tuo chewing gum? Da Heath, signorina Botting. Dove hai trovato i soldi? Sputa! Me li ha dati mio padre. Dove hai trovato i soldi? Non sbagliare! Me li ha dati mio padre. Seguimi. Vieni sopra. E adesso dimmi dove hai trovato i soldi. Che sia la verità, lo esigo. Me li ha dati mio padre. Faccia la lavagna. Ora starai lì finché non mi dirai la verità. Puoi girarti, Jean Frame. Sei pronta a dirmi la verità? Li ho rubati dalla tasca di mio padre. Vai in fondo alla classe. Svegliati, ragazzi! Svegliati! Tornate a letto, bambine! Tornate a letto! Svegliati! Su, spruzzalo! Spruzzalo! Sveglia! Svegliati! Thank you.
Porge è matto qui. Giorgi Porge è matto qui. È inutile che sia a scuola. Il tuo posto è il manicomio. Manicomio, manicomio, manicomio. Ecco, c'è la cosa. Enrica, silenzio, fate silenzio. Voglio che i bambini che chiama il dottore Tom McKechnie, ascolti, dico anche a te. Sì, signorina. Quando sentirete chiamarvi per nome dovete uscire dalla fila. Ivor Thomas. Jimmy McGill. Questa è quella delle orecchie. Jean Frame. Nora Bone. Appartiene a una pessima famiglia. Ecco, tutti gli altri possono andare. In silenzio. Poi lei naturalmente confermerà che servono tutte le donne. Certo. State in fila! Silenzio! Avanti, seguitemi. Seguitemi. Guarda, quando ti sei lavata? Ieri. Davvero? Mi sono lavata ieri. Cosa ti sei lavata? Le mani. Sono sudice queste orecchie. Ripeti quello che senti attraverso il tubo ad alta voce. 29, 13, 16, 5. Io so curare le verruche. Il mio vero nome non è Poppy. E qual è? Marjorie. E il tuo è il tuo nome vero? Il mio vero nome è Janet. Janet? È bello. Ma mi chiamano quasi sempre Jean. E Ninni. E Ricciolina. È per via dei tuoi capelli? Sì. Me li fai toccare? Sì. Tu puoi toccare le mie gambe se vuoi. Che cos'è lì? I segni che mi lascia mio padre quando me le dà con la cinghia della macchina. Fanno uno strano effetto, vero? Di alla classe di prepararsi, avremo l'ispezione delle unghie. Classe prepararsi, avremo l'ispezione delle unghie. Le mani in mostra. Molto bene. Molto bene. Eccellente. Male. Disgustoso. Signorina Frame, porti via i bambini cattivi. Certo, signorina Evans. Molto male. Sally Oates, di nuovo lei? Mi spiace, ma è così, signorina Evans. Dunque, bambina cattiva. Vada a prendere la cintura. Cattiva, cattiva, molto cattiva. Questo è il mio libro preferito. Se vuoi te lo posso prestare. Le 12 principesse ballerine. C'era una volta un re che aveva 12 bellissime figlie. E quando andavano a dormire, la porta delle stanze veniva chiusa a chiave, ma ogni mattina le loro scarpe venivano trovate molto consumate, come se fossero state usate per ballare tutta la notte. Eppure nessuno riusciva a scoprire come ciò accadesse o dove fossero state.
Mamma dice che li porta alla cicogna. No, devi scopare. Cos'è scopare? Quando un uomo si mette sopra una donna e gli mette dentro il suo coso e si mette sopra il preservativo per non fare bambini. Povero uomo sfortunato, è caduto dallo steccato. Sotto c'era una donna di cuori e un bebè saltato. Povero uomo sfortunato, è caduto dallo steccato. Bene, per compito a casa voglio che scriviate una poesia. Andate a copiare. Quando il sole tramonta. Avete scritto? E la notte si avvicina. Ecco, avvicina. Guarda, questi guarda. Sono i primi due versi. Cosa c'è? Visto? Oh, mi sono sporcato tutto con il gesso. Non fa niente. Allora, avete scritto tutti? Bene. Che cos'è? Una poesia che ho scritto per la scuola. Leggicela. Quando il sole tramonta e la notte si avvicina e le ombre della sera toccano il cielo. Le ombre della sera tingono il cielo, dovrebbe essere. Perché? Nelle poesie ci sono sempre parole che vanno insieme, come le onde spumeggiano, come le stelle brillano, il vento soffia. Cancella toccano e metti tingono. Ma tocca, non mi piace. Suona male. Le ombre della sera tingono il cielo. Dai, cancella toccano e metti tingono. È più poetico. Io. Oh, molto bene. Io. Ah, Gino, vieni, Gino. Io. Qui sopra. A voce bella alta. Cominciamo. Quando il sole tramonta e la notte si avvicina e le ombre della sera toccano il cielo, quando gli uccelli al nido cominciano a volare, allora sappiamo che è tempo di riposare. Quando i conigli alla tana fanno ritorno e i bambini lasciano i giochi di ogni giorno, quando le prime stelle brillano all'imbrunire, allora sappiamo che è tempo di dormire. Grazie, Gino, bravissimo, ben fatto. Allora, qualcun altro vuole leggere la sua poesia? Come sta la mia bambina? Che cos'hai? Ah, ah. Quale mano? Quella. Quella. Tutte e due. Tutte e due. Ecco qui. Per scriverci sopra altre poesie. L'hanno fatto nella piantagione oggi pomeriggio. Fatto cosa? Scopato. Ti proibisco di parlare con Ted o Poppy o altri di quella famiglia. Non ci devi parlare. Hai capito? Mai più. In quanto a te, Myrtle. Mamma, dov'è la cinghia? Dov'è quella maledetta cinghia? Oh, Kelly. Chinati!
giocare con te mai più e nemmeno parlarti. Anche a me hanno proibito di parlarti. Ecco il tuo libro preferito. Grazie. Il prossimo, per favore. State attenti, c'è la dinamite laggiù. Il prossimo. Guarda, c'è la villassa. Il prossimo, grazie, grazie. Incontrai nella sera il principe del sogno. Era immobile e bellissimo il suo volto. Errava per la valle scoscesa, meraviglioso nel luogo solitario. Vestito di grigio lavanda, una ghirlanda di papaveri gli cingeva il capo, scura come il carbone la notte e ovunque l'aria dolce per il suo respiro. Privi di sandali, piedi incerti, gli occhi brillavano con pallida fiamma. Farfalle notturne davanti ai suoi passi formavano le lettere del suo bellissimo nome. Congratulazioni, Susie. Grazie. Congratulazioni, Jean. Grazie. Molto bene, Jean. Cosa c'è in quella busta? Posso andare all'Ateneum gratis. Ottimo, figliola, brava. Che cos'è l'Ateneum? Grazie. Jean Grey. Che meraviglia, Nin. Le 12 principesse ballerine.
Grazie per le poesie farfalle di Ambra. Mi piacciono moltissimo e ho scelto Canto della farfalla come poesia della settimana. Solo mi chiedo se i crochi, sia pure poeticamente, sognano la luna. Comunque mi scriva ancora e non badi alle mie critiche amichevoli. Punto. Non li mettere, papà è contrario. Non me lo puoi impedire, i soldi sono i miei. Devo essere allo studio alle 6 in punto, ok? Ok, capo. Ti viene a prendere Johnny? Ah, credo di sì. Poi rapidamente si alzò Ser Bedivere e corse. E saltando agilmente dal crinale, si tuffò tra i letti di giunchi. E afferrata la spada, saldamente la fece roteare e la gettò. Il fantastico brando lampeggiava nello splendore della luna. E lampeggiando abbagliò tutto intorno. E roteando d'arco, sfrecciò come una stella filante del nordico mattino. Così lucente cadde il brando Excalibur. Ma prima di sfiorare la superficie, un braccio si levò, fasciato di sciamito bianco, mistico, splendido, e afferratolo per l'elsa e brandendolo tre volte, lo trascinò sotto nello stagno. Ragazze, nel vostro libro rosso andate a pagina 139. Io sono spagnola, naturalmente, e sono cattolica romana. E voi? Nostra madre è una Cristo del Piano, che vuol dire amante di Cristo. Oh, beh, le suore della mia chiesa sono spose di Cristo e portano la fede. Vi mostro una danza spagnola, volete? Sì, per favore. Olé! E questo è il salotto. Vi permettono di saltare sul divano imbottito? Questo non è imbottito. Farò la cresima tra non molto. Mi cuciranno un vestito nuovo, tutto bianco, come le scarpe. Dovrò portare un piccolo velo bianco. E anche un libro di preghiere bianco. Isabel. Normalmente noi non ci sediamo qui. Lei chiama la sua scrivania l'escritore. Escritoire. È quello che ho detto io. Deriva da escrire, scrivere, in francese. Olé. Olé.
Myrtle ha il seno più bello. Mm-hmm. Sì, è il portamento che lascia a desiderare. Ha il corpo più ben sviluppato di tutte. No. Sexy. Oh là là. Guardate che giravolta. Bravo. Fallo ancora. Belle gambe. Un po' più a sinistra. No, dall'altra parte. No, 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 non alla vostra sinistra. Stringetevi. Ma aspetta, falla senza di me questa. Andiamo. Ma siete pronte? No, tutti no, dicano... Piena. Cheese. Cheese. Hai visto, Janet? Ti si vede la tettina. Via quella sigaretta. Tettina, 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 tettina. Dov'è Myrtle? Myrtle non si vede. Dove? Vieni a fare il bagno? Devo prepararmi per la scuola. Potremmo fare un bagno e poi andare in città a guardare i ragazzi. Attenta! Vieni. No, voglio fare i compiti. La zia Polly ci ha messo due pieghe, che originale! Avanti, Nini, non vorrai lavorare. Vieni a fare il bagno con noi. No. Quanto sei noiosa. Andiamo, Isabel. Arrivo! C'est un petit garçon. Il a le chapeau de son père. Ce garçon è mauvais. Non mi serve niente oggi, ce grazie. Ce garçon è le petit regard de soleil. Ce garçon va avec son père. Grazie, non mi serve ce niente oggi. È il frère d'un petit figlio. Faccia uscire la bambina. Sono un medico. Sono venuto per sua figlia Myrtle. È annegata facendo il bagno. Hanno portato il corpo all'obitorio. C'è qualcuno che devo chiamare per lei? L'hanno portata all'obitorio.
Vieni, bella. Vieni. È Myrtle? Sì. Cosa stai mettendo nell'acqua? Aspirina. Non la farà resuscitare, Jean? Certo, lo so, ma l'aspirina conserva i fiori più a lungo. Andiamo. Questa è l'ultima fatta. Hanno dovuto ritoccare un braccio. Zio, ma guarda. Il fotografo l'ha presa da una foto fatta con gli altri ragazzi e gli ha rifatto il braccio, vede? Oh, non si direbbe. Deve essere un conforto per Lotti averne una così recente. Lo è, una sì. Ragazza così bella. Che destino. Affettuosa. La ricordo come fosse ora. Finché all'improvviso, forse ucciso all'insaputa del compagno, un mattino l'uccello femmina non fece ritorno al nido, né ritornò quel pomeriggio, né quello seguente. Jean, parla di Myrtle. Non riapparve mai più. Dovunque mi giri, oh, io credo che potresti darmi indietro la mia compagna, se solo lo volessi, perché io ho la certezza di intravederla ovunque guardi. Ciao, Jean. Ciao, Poppy. Lo sai che faccio la commerciale? Sì. Faccio stenografia, dattilografia e partita doppia. Ti piace la commerciale? Eccetto che per la stenografia. Facciamo sempre stenografia. Studiamo anche ode all'usignolo. Tu non sei nato per morire, uccello immortale. Nessuna generazione affamata ti ha dato la caccia. La voce che ho udito la scorsa notte è stata udita in tempi lontani da imperatori e pagliacci. Dobbiamo impararla a memoria per il prossimo martedì. Devo andare. Va bene. Allora ciao. Ciao. Shirley! Shirley! Che sognatrice sei, Shirley! Sempre persa nel poetico mondo della tua immaginazione.
Andiamo, bella. Su, avanti. Brava. Carissimo signor Artemio, oggi ho pianto in classe leggendo lo studente gitano. Lui è il mio uomo ideale. Ho cambiato idea, non voglio più fare l'insegnante. Diventerò poetessa. Vieni, togliamo questa camicia da notte. Avrei macchiato anche le lenzuola. Ecco, prendi un capo e lo spigli sul davanti della maglietta. Vieni, girati. Così, vedi? Mettilo in mezzo alle gambe. E poi spigli l'altro capo dietro la maglietta. Dopo che hai fatto questo, ti infili le mutandine pulite. Ma si vedrà! No, che non si vede. Lo noteranno tutti. Accontentati che hai cominciato a 15 anni. Tante cominciano a 12. Ti porto le mutandine pulite. Vorrei che oggi a casa continuaste la ricerca sulla fotosintesi. Se avete problemi, consultate il libro di chimica. Pagina 164, capitolo 18. È tutto per oggi. Potete andare, ragazze. Ciao, Carol. Ciao, ciao. Sì. Che c'è, andiamo? Ehi, Ricciolina, dovresti fare qualcosa per i tuoi capelli. Magari stirarli. O appiattirli qui, con un fermato. Forse con la brillantina ho una cosa simile. Non ho mai visto capelli così, davvero. Guarda, sta bene. Fai vedere. Dov'è? Ecco. Veramente mio fratello dice che Karl Marx negli ultimi due secoli è stato il pensatore più razionale. Assomiglia a Kierkegaard, forse perché ha molta personalità. Anche lei ha personalità. Loro hanno tutti una grandissima personalità. L'ho visto da vicino l'altro giorno alla stazione. Ho fatto cadere un guanto, me l'ha raccolto e me l'ha dato davvero gentiluomo. Di Fantastere Ginger Rogers, anche loro hanno una grande personalità. Ma ne sei sicuro? Vieni, portalo qui. Quante volte te lo devo ripetere? Non deve più avere questa crisi. Se ci prova, le convulsioni le può tenere sotto controllo. Ma non il papa, povero figlio, non dipende da lui. È solo questione di buona volontà. Qui, vieni, dammi una mano. Andiamo, avanti. Ecco, guarda che hai fatto. Caporale Frame. Riserva nazionale ai vostri riveriti ordini. Hanno messo Braddi nella Guardia Nazionale. Oh, te lo faremo vedere, Hitler! Te lo faremo vedere, Hitler! Hop, marcia, vedere. Ragazzo! Hop, hop, hop. Sinistra! Hop. Due, hop, due, hop, 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 hop. Di corsa! Sinistra! Due, hop, 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 due, hop,
Sinistra! Destra! Sinistra! Destra! Hop! Hop! La vita è dolce, Jasper. C'è il giorno e la notte, Jasper, entrambi cose dolci. C'è il sole, la luna e le stelle, fratello, tutte cose dolci. C'è il vento sulle lande. Chi vorrebbe morire? Bla bla bla. Tre gonne, tre bluse, due vestiti per tutti i giorni, un invernale e un estivo, e un vestito per le grandi occasioni. Due golfini o cardigan, un paio di scarpe da ginnastica, un paio di scarpe da passeggio. E questo oltre tutta la biancheria e le camicie da notte. Ho trovato un vecchio soprabito di papà! No, Chix, no. Immagino che andrei alla scuola per maestro l'anno 21. Devo ancora affrontare il colloquio. Oh, lo superi certo con successo. Ti piace la musica, Jean? Oh, sì. Mi piace Schubert. Sì, anche a me. È tra i miei preferiti. Così emozionante. Bene, sto trascurando le altre. She gets a letter, she's feeling better, he's coming home on leave. So we're staying along with the army in the fight for victory. Non pensare solo a studiare. Cerca anche di divertirti. Come ci sei? Più emozionata di te. Ciao. Ciao. Scrivi. Ciao. Ricordati di scrivere. Ciao. Ciao. Thank you.
George. Jean è venuta a trovarti. Ciao, zio George. E così tu sei quella che diventerà maestra. Sarà la prima in famiglia. Ci risiamo. Ti sei raffreddata. Aspetta, è difficile. Ciao. Ciao. Spiega benissimo adesso. No, è la materia più noiosa. Ciao, Ricciolina. Oh, ciao, Ricciolina. Che spasso questa scuola, eh? Sì, certo. Sto seguendo anche due corsi all'università. Oh, sei un cervellone, tu. Andiamo a prendere un caffè. Ciao. Andiamo. Andiamo. Che fai, Ricciolina? Non vieni? Jean. Puoi mangiare con me nel tinello. Oh no, grazie zia Izzy, io mangio studiando. Vegetariani, mangiate con gli uccellini. Vieni, 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 vieni. Cara, hai qualcosa da... No, grazie, zia Izzy, non ho niente. Posso io, composto come l'oro, di Eros e di polvere, assediato dalla stessa negazione e disperazione, mostrare una fiamma solenne. Quella è l'Africa! Sì, e quello è come un... Oh, è fallico, tutto è fallico. Che vuol dire fallico? Deriva dal latino fallus, vuol dire pene. Il cazzo, insomma. Oh, guardate, le mie ginocchia falliche anche loro. Leggera Freud del college. Sai, non vedo l'ora di andarci. Io rimarrò sola. Oh, povera bambina, tutta sola, no. Potrai avere Jack quando me ne andrò. Prendiamo il caffè al circolo, finite le esercitazioni. Vedessi il signor Forrest. Insegna psicologia. È carino. È come Ashley in Via col Vento. Ashley, Ashley, vieni da me. Ashley, Ashley, ho bisogno di te, Ashley. Dovremmo dividercela. C'è spazio per due. Per due nane? Sì, certo. Prova. Guarda. Prova. Deve essere pazza. Io lo dico alla mamma. Oh, no, non dire niente. Perché non dovrei? Noi paghiamo. Vediamo una miseria. Isabel, per favore. Li ha vinti alle gare di danza scozzesi. Non li ha mai aperti, guarda.
Apriamone uno. Non lo possiamo. Non se ne accorgerà. Forse uno si potrebbe assaggiare. Sì, assaggiamone uno. Dammi una mano. Fatto. Ciao, amicetto. Prima scegli tu. Avanti. Non è per niente rancido. Assaggiane uno. Non lo dovremmo fare. Lo so. Serviti. Steve vuole che facciamo tutto, sai. Ci siamo quasi arrivati stasera. Ci siamo fermati a tempo, bastava un attimo. Questa casa è un obitorio. Non fa il tema? Ora è tardi, lo faccio domani al circolo. Perché tu non ci vieni mai al circolo? Dove vai? Troppo timida per socializzare. Troppo impaurita per entrare nell'edificio del circolo. Ero sempre più sola. Le mie uniche avventure erano la poesia e la letteratura. Salve. Oh, me ne stavo andando, signor Forrest. Non importa, può anche mangiare qui. È puzzolente, no? Che fa con quella lanolina? Forse se la mette sul coso. O forse zia Izzy che gliela mette. Che è stato? Zia Izzy. Aspetta. Siete bugiarde e anche ladre. Raccontare fandonie ai vostri genitori e rubare i miei trofei. Mascalzone! Mascalzone! Aspetta. Avanti, Siggy! Corri!
Willow Glen si trovava in cima alla collina. Era appartenuta a turno a varie famiglie derelitte. Ora apparteneva a noi, la prima cosa che possedevamo. Eccoci. L'hanno scoperto, no? Non importa, figliolo. No, di nuovo. Carly, l'epilessia non è una cosa di cui vergognarsi. Non riesce a tenere un lavoro neppure due giorni. Due giorni! No! Ma che serve? Andiamo, mamma, vieni a sederti al sole. Uno di questi giorni verrò a sedermi al sole. Perché non ora? Ah, ho ancora troppo da fare. Nessuno ti chiede di lavorare con un somaro. Ero preoccupata per l'anno seguente. I vestiti, i soldi e dove avrei abitato senza Isabel. Che ne dite di un po' di Tchaikovsky? Salve, Miss Mary. Vi piacciono le mie calze rosso pomodoro? Cani, insolite. Insolite? Adoro questo brano. Signorina Frey? Oh, è qui. Vieni questa mattina al tè? No, no, ho molto da fare. Ah, non l'abbiamo mai vista. Forse domani. Oh, è graziosa la sua aula. Così stavano le cose, faccia a faccia con il futuro. Separata da Isabel, facendo finta di non essere sola e che l'insegnamento fosse la cosa che più desideravo dalla vita. Izzy! Lascia stare! Izzy! Hai sentito della bomba? Che bomba? Hanno buttato una bomba sul Giappone! Ha ucciso milioni di giapponesi! È un nuovo tipo di bomba! Ma allora abbiamo vinto la guerra! Sì! Andiamo a dirlo alle altre! Vieni! Che emozione! Ma che chissà per fare? Andiamo! Oh, Anna! Vogliami dire che faccia malato le altre! Un visitatore importante è oggi tra voi della seconda classe. Desidero che diate il buongiorno al nostro ispettore, signor Niles. Buongiorno, signor Niles. Buongiorno, bambini. La ringrazio. Come sta, signorina Frey? Benissimo, grazie. Bene, allora io vado a sedermi in fondo. Lei continui pure la sua lezione, come se non ci fosse.
Signor Niles, vuole scusarmi un momento, per favore? Certamente, signorina Frank. E allora l'insegnamento? L'ho abbandonato. Ho un certificato medico. Hai sempre desiderato fare l'insegnante? Voglio fare la scrittrice. E come guadagnerai? E come vivrai? Lavoro qui in cucina. E continuerò psicologia. E della borsa di studio che ne sarà? E chi glielo dice a casa? Non ci posso credere. Mi è piaciuta la sua autobiografia, Janet. È spontanea, molto scorrevole. Le altre sono così forzate e serie. Lei ha talento per scrivere. Mi hanno pubblicato un racconto su The Listener. Oh, allora non sbaglia. Deve aver avuto qualche difficoltà ad inghiottire tutte quelle aspirine. No. Sono andate giù con un po' d'acqua e nient'altro. Non è stato difficile. Lei ha un vero talento per scrivere. Lei ha un vero talento per scrivere. Bene? Sì? Tre signori dell'università vogliono vederla.
l'ha notato a scuola. A scuola, sì. Lei mi assecondi. Salve! Come va, Janet? Buonasera, Janet. Salve, Janet. Salve. Il signor Forrest mi ha detto che lei si è sentita poco bene ultimamente e abbiamo pensato che forse desidera riposare. No, sto bene ora, grazie. Oh, un periodo breve, non creda. Per rimettersi in sesto. Lasci che ci occupiamo di lei. Ma davvero, sto bene. John verrebbe a farle visita, eh, John? Certo che lo farei. In ospedale? Sì, pensiamo che sarebbe la cosa migliore per lei. Anche lei lo crede? Sicuro. Avanti, Luin. Non posso venire a casa. Non puoi restare qui. Oh no, non ci voglio stare. E dove vuoi andare allora? Senti, se ora fai una bella vacanza a casa, dopo sarai come nuova. Andate via! Di solito è una ragazza allegra. Venga, andiamo. Forse ha bisogno di un po' più di riposo. Avevo un cagnolino e si chiamava Spot. 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 Sono schizofrenica. Che cosa vuol dire? Demenza precox, altrimenti detta schizofrenia. Graduale deterioramento del cervello. Nessuna cura. Janet, ho parlato con la signora Chandler della Christchurch del suo caso. È molto interessata a lei.
Io credo che le piacerebbe sentirla. Vuole dire che dovrà incontrarla? Credo che dovrebbe. Ha mostrato le sue poesie e i suoi racconti a Dennis Glover di Caxton. Ne è entusiasta. Janet, quando penso a lei, io penso a Van Gogh, Hugo, Wolf. Tanti sono gli artisti che hanno sofferto di schizofrenia. Brady. Dovresti essere tu ad andare, Nini, non io. No, io non potrei. Sei tu la migliore. Chiunque vada, assicuratevi che la mamma faccia un bel viaggio. Sono quasi tutti soldi miei. No, ti sbagli, sono quasi tutti di Janet, sì. No, non è vero, io ho lavorato apposta. Anch'io guadagno più soldi di te. Lui ha lavorato apposta. Povera me, non lo so. Cos'è che non sai? Oh. Metti sui piedi. No, sto bene così. Andiamo. Smettila, sei in vacanza, non preoccuparti. Oh, povera vecchia. È per me! Pronto? Sì. Sì, capisco. Si tratta di Isabel. È annegata nel porto di Picto. Per evitare la puzza. Bradley. Mamma, i tuoi capelli sono bianchi. Oh, Carly. È la seconda che perdiamo. Davvero, non sappiamo cosa dire. Ma ci chiami se ho bisogno di qualunque cosa. Noi siamo qui. Janet non viene qua. Perché non vieni di là, Nini? Mi consolavo scrivendo. Non potevo restare a Willow Glen, né sfuggire all'orrore dei miei denti. Salve. Entri. Sono Janet Frame. John Forrest mi ha scritto di lei. Può aiutarmi per i miei denti? I suoi denti? Non capisco. Oddio.
dispiace, ma temo che dovrà farseli togliere. Mi accompagnerebbe? Beh, sì, certo, potrei. Dopo che avrà fatto vedere i suoi denti, vorrei che andassi all'ospedale Sunnyside. Hanno una nuova cura che pare sia ottima. Ma è curabile? Sì, con questo trattamento, sì, credo sia curabile. Fai la brava. È buona. Portala di là, rinchiudila. Vieni. Mettiti qui. Calma, calma. Sei nuova, vero? Avanti. Su le gambe, coraggio, mettiti comodo. Dove sono i tuoi denti? Ah, me li hanno tolti poco fa. Hai mangiato? No! Ah, che giornata! Possiamo procedere, dottore? La prendo. Bene, attacchi, presto, presto. Buongiorno. Così. Bene. Sappiamo di che cosa ora si tratta. Ora sdraiati, così, mettiti comoda. Stendi le gambe, ecco, è tranquilla. Naturalmente. Chiudi gli occhi. È pronta, dottore? Nell'arco di 8 anni ho subito più di 200 elettroshock e ognuno equivaleva alla paura di un'esecuzione. E tu che fai? Non voglio andare con gli altri che mi guardano. Nessuno ti guarda. Tu, signorina educata. Ma poi mi porta io. When I think of all my sins, oh, I can see you there with loving tears in your eyes. As we fondly bid goodbye, and as I go away with a longing to stay. Thank you.
lei. È arrivato il tuo libro. Ottimo lavoro, Janet. Veramente ottimo. L'hanno pubblicato. Ma dov'è la mia fotografia? Questo non è importante. Dov'è la mia fotografia? Quello che conta è essere l'autore. Cosa devo fare? Firmalo qui, all'interno, sulla prima pagina. Si fa così? Bene, quest'altro. Un giorno varranno una fortuna, Janet. Siede. La mettiamo in lista per quella nuova operazione. Quale nuova operazione? Le verrà fatta una lobotomia. Non è il caso di avere paura. La rimetterà al mondo. Devo proprio farla. Non è questione di dovere, si tratta di fare ciò che è meglio. Sua madre è d'accordo, ha dato l'autorizzazione. Cosa ne pensi? Credi che usciranno di qui? Io penso che una volta che entri non esci più. Ora che il tuo compito terreno è assolto. È là. Ah, salve. Janet, vero? Dottor Palmer, cosa ne pensa? Del premio, dice? Oh, no. Della lobotomia. Lei ha vinto l'Uber Church Award per il suo libro di racconti Il Lago. Oh. Non farò più l'operazione. No. Però io credo che dovrebbe restare in ospedale fino a che non riacquisti forza e fiducia in se stessa. E poi vedremo di mandarla a casa. Thank you.
Seacliff, per favore. Non voglio che tu vada più via da casa, mai. Ok, capo. Non tornerai più in quella casa di matti. Con tutti quei mentecatti? Oh, che dici? È della mia casa di cura privata che parli. Perché tu non mangi con noi? Perché non sai abitare a casa tua? Non ce l'hai tu i bambini? Bambini, andiamo, lasciate in pace zia Janet, per favore. Oh, venite mamma. A prendere il tè. Guarda, guarda che bello. Frank Sargeson, lo scrittore, vive da queste parti, in una vecchia bicocca. Giorni fa è venuto da noi. Ha saputo che sono tua sorella. Vorrebbe che tu lo andassi a trovare. Andiamoci adesso. Ah, no, non lo conosco, no. No. Vedi, non c'è. Salve. Lei è Janet Frame. Si accomodi. Entri. Noi torniamo più tardi. Perché non viene a vivere qui? Ci sono un letto e una scrivania nella casetta qui dietro, già pronti. Non può scrivere vivendo in periferia, fra pannolini e vita borghese. Devo trovare un lavoro. Perché? Sei una scrittrice. Mi hanno rifiutato l'indennità di malattia. Incredibile, dopo tutti quegli anni rinchiusi in ospedale non possono farlo. Aspetta, io ho un buon amico dottore, ti farà avere l'indennità. Ma certo che lo farà. Vieni a dare un'occhiata? Era un peccato aver guardato la zia Netty mentre si truccava. Ma per lei era... Mamma. Ma per lei era anche peggio, suppongo. Perché adesso sapevamo che aveva un'altra faccia e che aveva un altro sorriso. Frank! L'avevamo scoperta come un ladro. Continuava ad arrossire. Niente male. Un po'... stile Dylan Thomas. Non ti preoccupare se lo rimandano indietro, è il primo tentativo. Ricordati, Valdo, c'è sempre un altro editore. Ah, ragazza con grammofono.
portato questi dischi. Stai versando, Frank? Avevamo nutrito il cuore di fantasia. Il cuore è cresciuto brutale con quel cibo. Più sostanza nei nostri antagonismi che nel nostro amore. Oh, venite, Abby, a nidificare nella casa vuota di sguardi. È magnifica. Io ho letto i suoi primi poemi. Cammina piano, cammini sui miei sogni. Andai tra i nocciuoli, avevo la mente in fiamme. Finché la luna spicca il volo, avanti e indietro saltelliamo, rincorrendo spumeggianti bolle, mentre il mondo problematico va avanti. Abbandona, o bimbo umano, le acque e le foreste, idealmente prendendoci per mano. Il mondo è più colmo di pianto di quanto tu possa immaginare. Al primo colpo. Non posso crederci. Beh, non tutti sono così fortunati, Valdo. Non al primo tentativo. Gli deve aver fatto scattare qualcosa. Bene, congratulazioni. Stupefacente. Per Frank, il prossimo passo era ovvio. Dovevo allargare i miei orizzonti. Mi fece avere una borsa di studio da Literary Grant per andare all'estero. Sapevo che se fossi rimasta, non ci sarebbe stata una seconda chance per la mia sopravvivenza. Allora, parti per il vecchio continente. Buon per te, ragazza, buon per te. Signor Frey? Lui è Frank Sargeson, mio padre. Complimenti, lei ha una figlia molto intelligente, signor Frey. Grazie. Arrivederci. Bon voyage. Accidenti.
Che siamo? Ti serve qualcosa? No, grazie. Salve, sono Janet Frame. Io ho scritto per prenotare una stanza. Frame. No, non vedo nessun Frame. Ma io ho scritto. No, non abbiamo ricevuto niente. Ma io arrivo dalla Nuova Zelanda. Arrivano da ogni parte del mondo i nostri ospiti. Non ha amici a Londra? Nessuno. Provi all'ostello della gioventù, chissà. Spero che non dovrà passarci l'inverno. Una donna si è presa la polmonite qui dentro e c'è morta. Proprio qui. L'anno scorso un principe si è fermato un mese in questa. Io mi chiamo Patrick. Allora, che ci fai a Londra, Janet? Ho una borsa di studio del Literary Grant. Il Literary Grant? Ma non starò a Londra per molto. Oh. Voglio andare in Spagna. Costa meno. Ci vai sola? Sì. Rischi grosso ad andare da quelle parti, Janet. Finché sei a Londra ci vado io a te. Ma non devi girare per il continente da sola. Sei sciolta sentimentalmente? Ah, sì, sono sciolta. E allora sta attenta ai negri. Qui come ti giri li trovi. Io non credo che sia il colore della pelle a qualificare la gente. Aspetta e vedrai. Che scemo. Prendi. Grazie. Ecco qui. Senti che buon profumo. È la paella. Conosci questo piatto? Oh, sì. È spagnolo. Ho imparato a farlo quando ero là. Sì, come no? Presto. Cosa facevi in Spagna? Io dipingo. Così sono andata a lavorare là per pochi tempo. Katie? Sì? Perché non scrivi a Colin? E gli dici che Janet va in visita. Sì, lo farò. Colin è un bravo ragazzo, simpaticissimo, vedrai. Ti farà da cicerone. E per di più è anche bello. Beh, allora, che cosa scrivi, Janet? Poesie e narrativa. Racconti brevi e ho scritto un romanzo. Vi hanno pubblicato qualcosa? Sì. Su quale rivista? Oh, no. E i racconti brevi sono in un libro. Un libro? Il romanzo sarà pubblicato. Vuoi dire che ti hanno pubblicato un libro? Brava, Jenna. Complimenti, grazie. Fantastico. Non avevo mai incontrato qualcuno che gli hanno pubblicato un libro. Beh, voglio dire qualcuno come noi, ma è fantastico. Oh, beh, sono in Nuova Zelanda. Comunque un libro è un libro, Jenna. Chi è il libro? Caxton Press per i racconti e Pegasus per il romanzo. Bene, io il mio editore l'ho scelto. Sì, lo sappiamo, Ben. Feber. Feber e Feber. Feber e Feber.
Non sei tornata a casa ieri notte, Janet? No, ho perso l'autobus. Era tardi. Entra. Entra. Dove sei stata? Con dei nuovi amici. E chi sono questi amici? Oh, pittori e scrittori. Artisti. Non è gente per te, Janet. Vagabondi, buoni a nulla. E anche immorali. Sempre insieme, ammucchiati. Anch'io sono una scrittrice, Patrick. Per il momento, forse. Ma quando tornerai dalla Spagna ti troverò un lavoro serio. E penseremo al nostro futuro, allora. Questo è per te. Vieni in Francia con me. Ah, corteggiami. Le valigie sono a Parigi. Parigi. Le valigie con il biglietto che ha lei restano a Parigi, non le vengono spedite in Spagna. Mi ha capito bene? Le valigie sono a Parigi, non si preoccupi. Colin? Ah, Katie mi ha descritto i tuoi capelli. Dove sono le valigie? Io viaggio leggera. È più semplice. Andiamo. Sei. Tutto sistemato. C'è una stanza libera. Oh, grazie. Sai, sono amici. Hai detto che vuoi fermarti un paio di notti, sì? Grazie. Va bene. Ok. Ci vediamo. Sì. Sì, grazie. Thank you.
Tu che eri svegliato sui sogni estivi, nel blu mediterraneo dove giaceva, hai visto nel sonno grigi palazzi e torri vibrare tra le onde di un giorno intenso. Un giorno non lontano avrei camminato per la strada del porto sulla sponda opposta, dove si trova la vera città, da me chiamata Città del Mare. Avete lavorato tutta la mattina? No, ieri sera siamo andati a vedere uno spettacolo. Come sarebbe? Eravamo d'accordo di incontrarci qui. Ma voi piuttosto dove vi eravate cacciati? Abbiamo aspettato. Di nuovo, buongiorno. Non mi dispiace, allora non ci siamo capiti. Eravamo d'accordo. Sì, va bene. Comunque io ti dico che due ore abbiamo aspettato. Marlene, a che ora siamo arrivati? Ma ci credo, ma ti dico che sono arrivato qui verso le 6. Ragazzi, io finisco con questa discussione, per favore. No, non credo. Ma sì, hai ragione. Colin. Io ho deciso di tornarci a vedere lo spettacolo. Volete venire anche voi? Le mie valigie stanno arrivando. Le hanno spedite via mare anziché via treno. E ho trovato dove stare. Bene. Voglio scrivere. Oh, e ha anche la vista sul mare e sul paese. Bene. No, sul paese, sul mare. Diciamo che funzionerà. Sì, ti si ribella, la denuncia dell'abuso di potere insito nell'educazione. Beh, arrivederci. Oh, scusi. Ecco, è quella. Sai quella che ho preso l'altro giorno a Ferri? Sì. Ma mica di che? Ah, sì, o qualcosa del genere. Incredibile. Non pensavo che esistesse gente così. È molto nervosa. Carne, però che lata, figurati. Catalina, unos pantalones de hombre. ¿Esto? ¿Qué es? Bueno, ¿qué es esto? ¿Lo porque no, lo tienes no es mío. No, tuyo no, no es. Mío. No, mira, no me lo creo. No puede ser tuyo. ¿Cómo vas a tener pantalones de hombre? No me lo creo. Venga, es venga. No te lo pongas. Oye, y esto, mira qué bonito es. Son pantalones de hombre. Oh, ¿qué? Sí, esto me lo ha hecho mi hermana con una tarda. Qué bien, le queda muy bien. Mi approvavano perché non ero una turista, non ero americana, ero un'escrittora laboriosa che non aveva amici stranieri. Da un albero la cui forma circa un invisibile cielo. Io sono
Corre, un americano en la casa, un americano, corre. Mi sentivo delusa, in un certo senso tradita, perché credevo di aver affittato un'intera casa. Ignazio Richiere 6 era la mia casa e non volevo dividerla con uno straniero che parlava inglese. Dove ricambi i tuoi soldi, Janet? Io li ho cambiati quando sono arrivata, in banca. Tutti? È un errore. I soldi della mia borsa di studio li cambio ad Andorra, al mercato nero. Mercato nero? Questo è un escándalo. No se te preocupo de estar arriba todo el rato, a ver si bajan, me diría esta mujer. Una vez. Qué escándalo. ¡Salve! Janeta, Janeta, corre, la diabla. Corre. Arriba, arriba, corre. Con Edwin. A ver, purísima. ¿Cuál diabolesa? Está en la cama. En la cama con Edwin. Están durmiendo insieme. Es que oh, americanos, qué desgracia. Es que hacer algo. Menos mal que no eres como ella. Menos mal que tú no seas como él. Avrei voluto avere tanti segreti quanti sembrava averne lei, per spingere un uomo a scoprirli. Ma per troppo tempo avevo frenato qualsiasi emozione e in quanto al sesso mi sentivo come un pezzo di legno. Ciao, Janet, i miei amici. Dora e Bernard. Ciao, Dora. Ciao, Janet. Salve, Bernard. È il compleanno di Bernard. Unisciti a noi per un bicchiere di vino. No, grazie, Edwin. Stavo andando via. No, ci tengo. Resta. Dora studia flauto a Parigi. Sei stata a Parigi, Janet? Oh, una notte soltanto, mentre venivo qui. Non basta una sola notte a Parigi. Ehi, W.B. Yeats. A Bernard, per i suoi 34 anni di paradiso. Non credo che c'entri il paradiso. Che ne sai tu del paradiso? Ehi, ci sono andato l'anno scorso, ragazzo mio. Ricordi? Non parlarmi di Cincinnati. Ah, ragazzi, il vino è fantastico. Non l'avevo qua. Jenny, ciao, buongiorno. Salve. Come va? Bene. Vai. Allora, facciamo due passi. Sai che ti dico? Non potrei lavorare stamattina. Che genere di lavoro fai? A casa in America faccio l'insegnante di storia, ma in realtà sono poeta. Un poeta. Ehi, andiamo. Edwin mi ha detto che tu sei un autore pubblicato. Ah, ah, che mi dici di Odè? Ah, sì. Prosegui, poeta. Prosegui, diritto alla fine della notte. Con la tua voce libera, persuadici a gioire. Oh, Kipling, conosci Gagarin?
E allora Itz? Sì, ma come cominci a Gagnadino? Io lo so. Bene, buongiorno. Ho comprato la colazione. El americano. Mucho dinero. No sé. Posible. Esta mujer se ha echado a perder todo el mundo. Bernardo, voglio farti vedere cosa sa fare dopo. Mamma può baciare e giocare al gioco del bastone contemporaneamente. Guarda. Va bene, tu credi che sia un grande. Adesso voglio che tu guardi una cosa. La mia ragazza con le mani fa il gioco dei Maori della Nuova Zelanda. E intanto beve e bacia appassionatamente, sì. Appassionatamente. Certo, appassionatamente. Fai vedere come tu sei brava. Avanti, già che là. Ecco. Questa sì che è un'esibizione. Ti dai troppe arie, Bernardo. Finiamola. Avanti, guardiai, lo sai questo, prendi. Non fuggire, codardo. Ma tu esageri sempre. Prendite questo pazzo. Non sento la tua macchina da settimane. Non stai scrivendo, eh? Mi godo una vacanza. Saprai quello che fai. Lo so, certo. Ok. Ci siamo. Questa è la mia ultima settimana. Oh, avanti. Lo sapevi che sarei partito. No. Devo andare, che mi piace o no. Ho la scuola e le altre cose. Dio solo sa se ne ho voglia. Non pensavo partissi così presto. Senti. No, guardami. No. Ascolta. È un'estate che non potrò dimenticare. È così, dico davvero. Mi mancherai. Eh? Mm? Francesca, signorita Gianetta, è in casa? E sta in casa? Va bene. Janet. Janet, sei lì? Ferri parte a mezzogiorno.
Vieni. Vorrei tanto salutarti. Janeta? ¿Estás bien? Tiene una pinta, estás, es que la han dejado fatal. Los americanos, la neta, todo lo estropean. Oh, estos americanos lo enredan todo en todas partes. Oscurecen hasta la luz. ¿Estás bien ahí en la ventana? Ven aquí a la silla, mujer, que vas a coger frío. Vamos, vamos, que le están cansada. Buenas noches. Una bella avventura davvero, tutta musica e poesia. E intanto cresceva in me il sospetto di essere incinta. Da qui. Oh! No. Che cos'hai qui? Sai, ti ho trovato una stanza dove sto io. Accanto alla mia. Oh, la padrona di casa, sai? Beh, adesso è un'altra. Simpatica. Si fa chiamare mamma. Volevo dirti. Spero che sei ancora sciolta. Ottimo. Allora, vieni. Ho preparato il tè. È l'autobus. Janet, sbrigati! Non vorrei passare il tempo a scrivere. Non si fanno i soldi così. Va bene in vacanza. Ma poi basta. Dico, non è un lavoro. Che ne diresti di Pick Fritz? Pick Fritz? Sì, di lavorare nel loro ufficio. Sì! Nonostante non volessi quel bambino, qualche volta avevo immaginato un maschio con la risata di Bernard o una femmina con i suoi occhi. Sono felice di avere una candidata matura. Ne abbiamo già tante giovani. Qualche malattia grave? No. E operazioni? No. Cure psichiatriche? Sì. Ricoverata per qualche tempo in Nuova Zelanda. Quanto è durato qualche tempo? 8 anni. E come può pensare di diventare infermiera? Qual era la diagnosi?
schizofrenia. Mi dispiace. No. È fuori discussione. Sentivo tutte le angosce che avevo conosciuto riaffiorare dentro di me. Ero piena di ansia e paura. Dovevo trovare una risposta alle domande che ancora mi facevo sulla mia storia. Sapevo che il pensiero del suicidio va sempre preso sul serio. Quel pensiero mi arrivò come una scorciatoia. Presi una decisione drastica. Fui accettata come paziente volontaria. E finalmente conclusero che non avevo mai sofferto di schizofrenia. All'inizio la verità sembrava più terrificante della bugia. Come potevo chiedere aiuto se non ero malata? Vede, i problemi che lei ha ora non sono altro che la diretta conseguenza degli anni passati in ospedale. Non può liberarsene di colpo. Io sono sempre qui a sua disposizione, ma meglio cominciare con una volta a settimana. Una volta a settimana, d'accordo. E voglio che scriva del periodo che ha trascorso in ospedale in Nuova Zelanda. L'aiuterà ad avere una visione più chiara del futuro. Ma io devo trovare un lavoro. Non si preoccupi per questo. Avrà l'assistenza statale. E se qualcuno insiste perché socializzi e lei non vuole, non lo faccia. La nana e Betty, la spilungona, alta più di 2 metri, erano autonominate capi della sala comune. L'ha letto? Sì. E ho la certezza che rimuovere quel periodo gioverà al suo sistema nervoso. Ma come il libro? Le piace? Le ho già detto che non sono un letterato. E se cercasse un agente? Oh, ne ho già uno. E che ne dice? Volevo prima la sua opinione. Molto buono. Ecco, e adesso glielo porti e chieda la sua. Oh, 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 oh
Poderoso nuovo romanzo. Domani ho appuntamento con il mio editore. Oh, vuole che le prenda un appuntamento dal parrucchiere? Oh no, ci ho provato, niente da fare. Sono sicura che riusciranno a dargli una sistematina. È indubbio che lei ha avuto buone recensioni, qualcuna ottima. Ma quello che ora io le chiedo è scrivere un bestseller. Quando Wanda Lyons viene a trovarmi, sa come arriva? Arriva da me in Rolls Royce. Lei è una scrittrice migliore di Wanda. Bestseller. Bestseller. Li studi. Ne colga la forma. Dove abita? A Camberwell. Camberwell, che squallore. Le faccio un'offerta. Le do io un appartamento. Lei a me? Sì, voglio che lo scriva lei, il suo prossimo libro. Non lo so, devo vedere. E c'è anche della gente che vorrei conoscesse. Non dimentichi. La prossima volta lei verrà da me in Rolls Royce. Ecco, questi dovrebbero andarle bene. Adesso le mando Columba a prendere la sua roba bagnata. Ah, adoro il suo ultimo libro, è assolutamente meraviglioso. Faccia con conto, eh? Grazie. Piaciuto il libro? Sì. È un'autrice promettente. Probabilmente non diventerà un bestseller, ma non ci perderemo niente. Janet Frey, Alan e Ruth Silito. La conosciate? Salve. Benvenuta fra noi. Janet, si mette a suo agio. Se comodi, prego. Mi è piaciuto il suo Volti dell'acqua. È pieno di forze. Molto vero. Grazie. Anch'io, anche a me è piaciuto molto il suo libro Solitudine del maratoneta. Me ne rallegro. Ecco, Janet. Ah, grazie. Janet si è trasferita a Knightsbridge, in un nostro appartamento. Sta scrivendo lì il suo nuovo libro. Sì. È vero. Cara Janet,
Vorrei che ci fosse un modo per darti questa notizia con più tatto. Papà è morto. Andava al lavoro in bicicletta sulla North Road quando ha avuto un collasso. È morto poche ore più tardi in ospedale. Povero papà. Si è lasciato andare dopo la morte di mamma. Brady dice che la casa è un ammasso di immondizia. Signorina Frame! Sono Ken Bowker del giornale locale, signorina Frame. Possiamo venire su? Sì! Scusi del disturbo. È che la volevamo far uscire sul Venevian. Che cosa? La sua storia. Può piegare le ginocchia? Possiamo averne una seduta, signorina Frame? Così? Fantastico. Come on, baby, let's do that way. Come on, baby, let's do that way. Fammela, ti decidi. Prendi, fammela. And go. Caffè? Oh no, grazie, June. Allora ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte.
Ash, ash, ash. L'erba, il vento, l'abete e il mare dicono. Ash, ash, ash.